Tutti coloro che per un motivo o per l'altro non sono potuti venire, e a loro rivolgiamo un grosso applauso. Questo è un carro che ci è costato grossi sacrifici e grande partecipazione da parte di tutti, per cui vi chiedo quest'anno di essere un po' più generosi, perché questo è il vostro carro, è il carro di tutta la cittadinanza. E adesso passa i ringraziamenti, anche se è stato già fatto domenica, ma abbiamo dimenticato come al solito alcune persone, per cui passa i ringraziamenti. San Giovannesi e Cammaratesi, cari emigrati rientrati per la festa, gentili forestieri, fratelli e sorelle tutti, per la stessa fede in Dio e devozione di suo figlio Gesù Nazareno, lontani e ammalati, uniti a noi attraverso le frequenze di Radio Gemini e Magaz. A te, caro Gesù Nazareno, anche quest'anno mi accingo a riscriverti un'altra breve lettera e desidero parlarti, ben sapendo che l'ascolterai volentieri e attentamente insieme ai miei fratelli e sorelle che in questo momento mi stanno prestando ascolto. Non ti nascondo un pizzico di santo orgoglio: la nuova legname, l'allestimento, la stoffa, la nuova illuminazione sono divenute tuoi e componenti del comitato sono i nuovi costruttori del tuo carro. E sì, oh Gesù Nazareno, abbiamo lavorato sodo per concepire una nuova costruzione, un nuovo allestimento che avesse un senso logico di espressione di fede, e ci siamo riusciti. Il tempo è stato molto esiguo, 2 mesi appena, per riconfigurarlo strutturalmente e artisticamente. Qualche volta lo scoraggiamento, qualche critica sulla scelta di trasformare la costruzione del tuo carro trionfale in un cantiere e sullo stile artistico adottato, molto più sobrio e classicheggiante che baroccheggiante, sembrava intaccare la volontà di continuare, ma ostinatamente abbiamo proseguito con caparbietà il lavoro iniziato e la speranza non è stata vana, anzi un crescendo inarrestabile. Infatti, oh caro Gesù Nazareno, da questa esperienza abbiamo tratto una lezione in questo tempo di crisi, non solo economica, ma principalmente esistenziale, che tenta di sradicare impulsi vitali ed espandere sconforto, che bisogna propugnare la speranza contro ogni speranza. È vero, Gesù Nazareno, ci sentiamo strozzati dal primato e dalla corsa del guadagno sempre di più corrompente, a discapito del lavoro onorevole e dignitoso per il disoccupato, di una politica corrotta che ha smarrito il senso del bene comune, sclerotizzata sui problemi urgenti da fronteggiare, ma di passo celere e attento sugli interessi di parte e sulla ridistribuzione delle cosiddette quote, immigrati che sono divenuti merce di scambio. Temo, Gesù Nazareno, che i sussulti della nostra indignazione rischino di trasformarsi in un fumo che si volatilizza, anestetizzati all'indolenza di fronte a un sistema iniquo e soffocati da quella terribile espressione rassegnante: ma chi te lo fa fare, tanto è stato sempre così. A volte succede che guardando la tua croce si ha la sensazione che tutto finisca nella notte del Venerdì Santo, rassegnati, affranti da non intravedere orizzonti nuovi. Ma può un cristiano rinunciare alla gioia della Pasqua? Ti prego, Gesù Nazareno, facci sentire il sussulto della fede e della gioia pasquale. Però sento il bisogno di dirti che, anche se è vero che c'è una lunga serie di scippatori di esistenza, di ladri di futuro e di speranza, ma è altrettanto vero che qui a San Giovanni Gemini, a Cammarata, non mancano uomini tenaci e impegnati che si distinguono per professionalità e competenza, consolidando notorietà al nostro territorio, ricco di aziende, attività agricole, di ristorazione qualificata, donne generose che fanno dono di sé senza calcolo e ungono di bellezza la qualità della nostra vita.
Già in un passato molto povero, Don Michele Martorana promuoveva il futuro, dando cuore alle giovani generazioni. O Gesù Nazareno, dall'alto della tua croce, ti accorgi di quanti scippatori di vita ci sono in giro. A volte li riscontriamo nei politici, sulla criminalità e sulle ingiustizie perpetrate, ma se ci guardiamo attorno si intravedono molto spesso sui figli che abbandonano i genitori, famiglie incapaci di perdonarsi, relazioni recise tra fratelli e sorelle che si ignorano dal giorno della lite fino alla morte per motivi di interesse. È vero, Gesù Nazareno, sostenere che uno è omicida può sembrare una parola grossa, ma dimmi, l'omicidio può mitigarsi alla soppressione violenta della vita degli altri o spesso è anche la decisione non violenta di vivere nell'odio, nel rancore e nell'indifferenza? Quanta gente si uccide nel proprio cuore quando per esempio si dice «per me quell'essere spregevole non esiste più». Come il male contagia, anche l'amore è più dirompente nel contagiare. Allora, o Gesù Nazareno, non hai annunciato un Vangelo romanzato per far addormentare la sera i bambini, ma per svegliare noi adulti. L'amore esige impegno, un impegno da cui non si può esitare o differire. Se la guerra è entrata nelle nostre case, è ancora più urgente che parta proprio da noi l'opera di pacificazione. È per questo che una risposta all'urgenza della pace deve cominciare dalla vita di ogni giorno. Tu ci insegni che la prima meta a cui tendere è quella di dare ai gesti quotidiani un significato di pace e di fratellanza, stando responsabilmente al proprio posto, facendo con dedizione il proprio dovere. Testimoniare la fede non sarà allora dare risposte già pronte, ma contagiare l'inquietudine della ricerca e la pace dell'incontro. Caro Gesù Nazareno, concludo questa mia lettera permettendo a questo tuo carro trionfale di attraversare il cuore del nostro paese, perché non smettiamo di cercarti. Donaci la forza di cercare, consapevoli che davanti a te sta la nostra forza e la nostra debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Dove ci hai aperto, accoglici al nostro entrare. Dove ci siamo chiusi, aprici quanto possiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedetto sii tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che trainando questo carro trionfale, segno di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E gridiamo tutti! E gridiamo tutti! E gridiamo Maria!
persona